Ciao da Crossing TV. Stasera siamo a Bartleby, dove si esibirà un gruppo che si chiama Train Painting. E adesso andiamo a conoscere questi ragazzi. Ragazzi, come vi chiamate e qual è il vostro strumento? Cristian, il sassofono. Paolo, pennelli. Giovanni, suona la batteria. Luca, e sono il contrabbasso. Dove e come è nato questo gruppo? Allora, dove a Bologna è nato un paio d'anni fa, se non sbaglio, loro due hanno iniziato questo progetto insieme, è nato su un fumetto di Coltrane che poi ti racconterà Paolo. Appunto, era nato dietro l'uscita di un mio libro che era una biografia su John Coltrane, uno dei massimi musicisti jazz di sempre, di cui insomma io sono molto appassionato, e era nata inizialmente come una sorta di alternativa a una presentazione classica, no? Quindi c'è l'autore che parla e presenta il libro. In questo caso era stato pensato di disegnare con musica un sassofono che improvvisa. Poi insomma, come un spesso accade, le cose si evolvono, c'è uno scambio, si pensa a progetti diversi, e è venuto fuori di unire un trio che improvvisa completamente e che interagisca in qualche modo con qualcuno che disegna, in questo caso io, che disegna su delle tele di grande formato, improvvisando a sua volta una sorta di narrazione, o comunque di un disegno che segua la musica, ma allo stesso tempo la musica è influenzata da quello che io disegno, quindi insomma è una cosa molto legata. Perché train painting? Train Painting perché appunto nasce sulla scia della presentazione del libro di Coltrane. Train è l'abbreviativo di Coltrane, era il soprannome che usavano per John Coltrane, e l'idea di mettere insieme l'idea della pittura con Coltrane, anche se ha preso poi una strada autonoma dal libro e dal fumetto. Generalmente che pubblico avete, come fascia d'età, tipologia di persone? Ma abbiamo suonato a dei festival di fumetto, quindi con un pubblico mediamente tra i 25 e i 50 anni, variegato, molto variegato. Poi anche, forse no, forse l'ultima volta erano molto giovani, infatti facevano un gran casino. Cosa fate qua stasera? Per l'appunto improvviseremo, come diceva lui, per cui lo scopriremo durante la performance. Ok, va bene, grazie. Grazie ragazzi. Ciao. 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 Ciao.